Ciao Giorgio! Senza parole oggi. Oggi sono senza parole. Cosa ci fai vedere? Dai, facci vedere qualche cosa. Questa... Siamo in Piazza Oraschio Aurelio. No. Una famosissima località monferrese. Quella torre è... Questo è il Monferrato allora. Questo è il Monferrato. Terra. Guardate che posti favolosi, siamo riusciti a creare questo che è Neurotic. Neurotic. Visto? Tutto grazie all'ispirazione di Giorgio, che in queste terre... Mi sento assolutamente desolato come... Notare l'alcolicità. Come sono loro. Secondo te perché questa è una terra di alcolicità, Giorgio? Naturalmente, perché come potete vedere alle mie spalle, da questi fantastici vigneti si possono vendemmiare, si può fare una vendemmia e raccogliere delle fantastiche bottiglie di vino. Perché qua non cresce l'uva, crescono subito le bottiglie di vino. Le bottiglie di Barbera che sono, diciamo... Ma i più fortunati in mezzo a queste vigne cosa possono trovare? Possono trovare il mio primo CD e DVD di Neurotic. Anche questo può crescere da questi vigneti. Però bisogna essere proprio fortunati. Oppure sfortunati, nel senso che se anche voi vi sentite degli disadattati in un mondo così, in un ambiente così bello ma così desolato, forse al posto di raccogliere bottiglie di vino potrete raccogliere questo. Guardami bene, Giorgio, così anche saluto anch'io i nostri spettatori. Ciao. Ciao YouTube. Ciao. Hello. Thank you YouTube for your space. Thank you for the time being. And Mr. Bean. Mr. Bean. Questo! Questo è il CD e DVD Neurotic, il mio primo prodotto. Solo in un mondo come questo potete pensare di poter realizzare un prodotto come questo. È il primo CD che nasce già con il cellophane. Cioè il CD è già dentro il cellophane e lo si ascolta senza togliere il cellophane. Abbiamo praticamente inventato un nuovo seme con una particolarità. L'alcolismo percossante metalloso. Alcoholic thrash metal. Featuring, togli il ditone, Carlos and Trevor. Yes. E George Neurotic. Wow. Hai suonato anche il basso? Sì, assolutamente sì, perché insomma le mie ritmiche di chitarra volevano essere particolarmente, diciamo così, virtuose forse. Allora era importante che la linea di basso seguisse un po' lo stile di chitarra, forse eccessivamente, ma questo era proprio l'obiettivo. Fa vedere l'obiettivo? Eccolo qua. Sì, facciamo tutto noi, perché ragazzi, chi fa da sé fa per tre, non è che dobbiamo star qua ad aspettare. E noi quanti siamo? In quattro. Chi fa da sé fa per quattro, perché alla fine... Nel senso che noi siamo in quattro, non siamo in tre, quindi non avrebbe senso dire che chi fa da sé fa per tre, giusto? E quindi noi quattro ci siamo divisi un po' i compiti, ognuno di noi segue tutta una serie di cose. Davide, per esempio, Davide cosa fa? Niente, Davide che cazzo fa? No, vabbè, lui segue la parte grafica, le impaginazioni, eccetera. Lui che ha fatto Neurotic sotto le lui idee. Ha fatto Neurotic, ha fatto tutte le grafiche, eccetera. Carlos invece è colui che si occupa sostanzialmente di gestire delle grafiche. Poi c'è Max che anche lui a volte fa le grafiche e io faccio le grafiche anch'io, faccio le bozze, quindi è tutto lì. Sì, sì, sì. Grandissimo.